Ok ragazzi, oggi proveremo a fare la mozzarella. Allora, per fare della mozzarella abbiamo bisogno di del latte crudo, deve essere assolutamente crudo, non pastorizzato, non omogeneizzato, ma crudo dalla vacca, altrimenti la mozzarella non viene. Abbiamo bisogno del caglio liquido, abbiamo bisogno di una pentola d'acciaio abbastanza grande, abbiamo bisogno dello yogurt, dell'acido citrico. È un termometro elettrico. Io proverò a fare della mozzarella con una acidificazione naturale, quindi userò dello yogurt e non userò acido citrico. Ma per far più in fretta potete usare dell'acido citrico invece di yogurt. Ok, iniziamo col procedimento. Ok, allora abbiamo versato il latte nella pentola. Come si vede è proprio un latte crudo, non deve essere pastorizzato, omogenizzato o quant'altro. Semplicemente questo latte è stato, io ho fatto un ordine alla farm, è un latte crudo, quindi questo latte è stato semplicemente spremuto, imbottigliato e refrigerato, nessun procedimento. Una volta messo il latte nella pentola, il prossimo step da fare sarà mettere dello yogurt per acidificare il latte che poi acidificherà. Quanto ne mettiamo? Di solito si mette un cucchiaio per ogni litro di latte. Qui abbiamo 9 litri, quindi più o meno 8-9 cucchiai di yogurt. L'importante è che sia uno yogurt senza zuccheri aggiunti. Senza zuccheri aggiunti, quindi deve essere uno yogurt, non importa se magro, greco o quant'altro, l'importante è che sia uno yogurt naturale senza zuccheri aggiunti. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo incorporato lo yogurt al latte e adesso gli diamo una mescolata in modo tale che lo yogurt si amalgami bene con il latte. Mescolare sempre in modo cauto, calmo, perché il latte si può alterare subito. Specialmente questo che è crudo, possiamo ancora trovare alcuni pezzettini di crema che non si è ancora sciolto di panna. Quindi mescoliamo per una decina di minuti prima di portare il latte a temperatura. Ci sentiamo dopo. Ok, abbiamo aspettato 10 minuti, abbiamo dato una grande mescolata e adesso abbiamo acceso e porteremo il latte ad una temperatura di 37 gradi. Ok, allora il termometro segna 35,8. Ecco, così si vede bene, 36,3, 36,4, 36,5. Ok, 37 gradi, perfetto. Spegniamo il fuoco, diamo una mescolatina. E lo spostiamo dalla fonte di calore. Ecco fatto. Adesso cosa facciamo? Gli aggiungiamo del caglio liquido. Di solito su ogni confezione di caglio ti dice la quantità da mettere per litro. In questo caso sono 0,5 millilitri per litro. Quindi su 9 litri mettiamo 4 ml e mezzo di caglio, quindi mettiamo dentro il caglio e gli diamo una bella mescolata. Il caglio liquido serve per
come dice la parola, a fare la cagliata. Quindi andremo a dividere il caglio dal siero. Adesso gli diamo una buona mescolata. Questo è tutto a fuoco spento. Diamo una bella mescolata. Giù, allora da far amalgamare bene il caglio. Troppo caglio darà un sapore amaro, troppo poco caglio non permettere al latte di coagularsi. Quindi è importante mettere la misura giusta. Qua. Va bene così. Adesso cosa facciamo? Lo copriamo. E aspettiamo una mezz'oretta in modo da fare sera il caglio al latte. Ok, allora il latte è riposato per una mezz'oretta, coperto con qualche strofinaccio in modo da tenerlo a caldo. Adesso vediamo in diretta se è venuto. Tiriamo via i canavacci e tutto. Perfetto. Vediamo, è proprio, sembra un budino. Quindi il caglio ha iniziato a fare effetto. Vedete, è proprio un budino. E possiamo vedere questo latte, acquetta, latticello, chiamatelo un po' come volete. Questo è il siero. Allora, cosa facciamo adesso? Adesso gli diamo delle intaccate con un coltello, andiamo a rompere e a fare dei quadrotti. Così da rompere, dividere il caglio dal siero. Vediamo proprio delle spaccate. Non so se riuscite a vedere bene. Forse così. Ok. Adesso cosa facciamo? Copriamo e aspettiamo una decina di minuti in modo tale da far scendere quanto più latticello è possibile, da far salire, anzi, quanto più latticello è possibile, in modo tale da poter poi dividere il caglio, curd, dal siero. Ok? A dopo. Ok. Allora, adesso vediamo come tutto il siero si è iniziato già a separare. Ok,
Dal Cairo. Cosa facciamo adesso? Adesso andremo a rompere un po' quello che è rimasto. Sempre in modo calmo. Il resto della cagliatura. In modo tale da poter dividere con più facilità il siero dal caglio. Cosa facciamo col siero? Lo riutilizzeremo facendo qualche ricottina, o possiamo semplicemente conservarlo in frigo o congelarlo per la prossima volta. Il cosiddetto siero innesco. Ok. Ok. Qui sotto ci sono ancora dei pezzi grossi. Adesso possiamo iniziare con la separazione del siero al caglio. Ok. Ok, a dopo ragazzi. Allora abbiamo iniziato a separare il siero dal caglio. Adesso diamo un'ultima spremitura, in modo tale da far fuoriuscire tutto quanto più siero è possibile dal caglio. Proprio a spremere con le mani, in modo tale che scorre. Gocciola. Ok, se riesci a scocciolare così. Si vede. Una volta spremuto tutto il siero in eccesso, lasceremo riposare questo caglio coperto a temperatura ambiente per 18 ore più o meno, in modo tale da far sì che il caglio risulti acido abbastanza per poi poter iniziare la filatura. A dopo abbiamo separato il caglio dal siero, questo è uscito fuori da 9 litri di latte, quindi molto siero, sicuramente molto meno caglio. E adesso lasciamo a gocciolare in uno scolapasta, lasciamo a sgocciolare il restante siero, copriamo con un coperchio. Così è perfetto. E lo lasciamo a temperatura ambiente per 18-20 ore. A domani. Passate 18 ore, questo è il risultato della nostra cagliatura. Abbiamo il caglio, si è ben indurito. Abbiamo preparato una pasta
bowl con dell'acqua ghiacciata e della salamoia. E poi abbiamo dell'acqua bollente. Deve essere intorno agli 80-90 gradi. Adesso procediamo. Ok, questo è il momento della filatura. L'impasto, il caglio, scusate, è stato riposato 18 ore, l'abbiamo tagliato a listarelle, messo con dell'acqua bollente e adesso procediamo con la filatura. Bisogna avere un po' le mani d'acciaio. Can we get close, please? Che cosa? Dobbiamo avere un impasto lucido e filante. Has to be a really nice shine. Dull, kind of dull. Adesso procediamo con la mozzatura. Assicuro che è calda. E mettiamo in salamoia. Procediamo così per il resto del caglio. A dopo. Questo è il risultato dopo tutta la lavorazione. Sono uscite 9 mozzarelle, chi è un po' più grande, chi è un po' più piccola, e 9 litri di latte. Inizialmente erano 9 litri di latte. Quindi tutto il procedimento è stato separare il siero dal caglio e far acidificare tramite acidificazione naturale, che ho usato lo yogurt, ho evitato acido citrico e aspettato per 18 ore e dopo 18 ore abbiamo iniziato la filatura. Quindi questo è il risultato finale.